Buonasera e benvenuti ad un altro appuntamento con Voci di Moda, Eventi, Cultura, Salute e Benessere. Come sempre una puntata molto importante, la 19ª, la quinta di questo 2017, e oggi con i nostri ospiti parleremo assolutamente di musica e non solo. Oggi è una puntata molto importante perché abbiamo Marcello Bertoni, consulente musicale, nonché Marcel One DJ. Grazie di Buonasera essere a con tutti, noi. buonasera a tutti i telespettatori. Ottimo, e siccome quest'anno la novità sono state le nostre due rubriche, abbiamo il titolare della rubrica Musica e Parole, che è Fabio Villa, giornalista, eccolo qui, Grazie, grazie di essere buonasera a con noi. tutti. E poi un grandissimo personaggio che ci onora della sua presenza, un'icona della musica italiana a cavallo tra gli anni 70 e 80, che non si è mai fermata e propone sempre con qualcosa di nuovo e veramente eccezionale. Signori, un grande piacere, Viola Valentino, eccola qua, Grazie, con buonasera. Gigio. Con parole, Bravissimo. Allora, parole. benissimo, partiamo. Allora, Marcello, so che ci sarà una novità a metà puntata e lo vedremo dopo, giusto? Però, ovviamente, le due rubriche. Oggi di cosa tu che sei regista delle Allora, due oggi avremo in programma le due rubriche, una tenuta da Fabio Villa, che grazie oggi è qui con noi, ci ha deliziato della sua presenza, oltre che in video, anche fisicamente. Fortunatamente non c'è un buffet perché sennò eravamo rovinati, Esatto. no? E poi l'altra di Elena Cristofaro in giro per dove ci troviamo in un locale di Milano dove è stato creato un nuovo format, Sfida allo Chef, e quindi adesso vedremo cos'è che ci ha Benissimo, combinato. molto Quello interessante. di Fabio poi al limite lo commenta lui, visto Va che l'abbiamo bene, qui oggi. ok. E passiamo a Fabio, quindi Fabio giornalista, nonché direttore responsabile di Voci di Moda, Eventi e Cultura, la rivista che di cui sono editore da 12 anni, per cui ti ringrazio dell'impegno che ci metti sempre con la tua grande professionalità. Ma quindi a questo punto un primo bilancio, perché musica e parole siamo passati dalla carta stampata al video, quindi un primo bilancio. Ma guarda, è stata un'esperienza piacevole, esaltante. Per me è stato un ritorno in video dopo tanti anni, perché era da parecchio tempo che non ritornavo in video e mi concentravo soltanto su progetti, su carta stampata. Ed è stato un piacere perché, vabbè, al di là del fatto della gratificazione personale, del successo che una rubrica può avere, la cosa che a me è piaciuta molto è il fatto che c'è tanta gente interessata di musica e tanta gente interessata di parole, di libri in particolare, che sono le cose di cui noi parliamo. E questo mi ha permesso di entrare in contatto in maniera ancora maggiore con gli autori, perché sai, parlare di musica così in maniera estemporanea è piacevole, però è ancora più interessante quando entri in contatto con gli autori, sia della musica, sia per quanto riguarda la parola, il libro, come nasce un libro, come viene creato, come l'autore lo concepisce e poi lo mette sulla carta. Questo abbiamo cercato di svilupparlo nelle interviste che abbiamo fatto insieme. Bene, e ora il grande nostro ospite, colei che della musica ne ha fatto una professione, una grandissima professione, un grande curriculum, perché oltre ad essere una grande cantante italiana, la ricordiamo tutti nel 79, grande successo con Compri, ma poi ha fatto moltissime altre cose. Correggimi poi Viola, so che il tuo primo produttore è stato Gino Paoli, giusto? Sì, Perfetto. in assoluto il primo produttore sì, però lì fu più un gioco da parte mia. Gino si arrabbiò quando io dissi basta, però poi te lo racconto. Poi tra l'altro io me la ricordo perché è stata anche attrice in diversi film, tra l'altro uno mi ricordo con Thomas Milian, Delitto sull'autostrada, per cui non solo cantante ma anche attrice. So che hai avuto un passato anche di modella, può Sì, essere? di modella Ok. pubblicitaria. Perfetto. Ma la mia prima domanda che volevo farti è questa. Allora, quindi a gennaio di quest'anno è uscito il tuo primo album live, Sì. Eterogenea Live 2016, un doppio CD dal vivo, che è stato registrato durante le tappe del tuo tour. La mia domanda, siccome tu hai anni che macini musica e mastichi musica, qual è stato l'impatto con questo tour l'anno scorso, nel 2016? E se hai trovato un cambiamento del pubblico o meno? Ecco, mi interessava molto sapere questa cosa. Allora, l'impatto è stato l'impatto di sempre, anche perché quando sali magari i primi 5 minuti sai che stai registrando comunque un live e di conseguenza magari puoi essere un po' più teso del solito, mentre invece poi andando avanti ti tranquillizzi e cominci la tua serata. È andato tutto benissimo. Ci sono delle novità, nel senso che le persone che hanno già dei miei dischi, dei miei LP, così, conoscono anche i brani che io ho cantato live, Certo. però in live gli arrangiamenti e poi anche i messaggi sono cambiati, di conseguenza è venuto fuori un bel lavoro abbastanza surroccheggiante. Devo dire, sono tutti molto sorpresi di queste sonorità che sono effettivamente molto molto piacevoli.
E la gente come è cambiata? La gente io la conquisto di anno in anno durante appunto i concerti, soprattutto quelli estivi, perché ho un pubblico, come dice l'album, eterogeneo. Così il mio pubblico, così sono io. Nel senso, gente di tutte le età, chi viene perché sono dell'80, chi viene perché mi scopre e diventa fan a 16 anni, a 18 anni, è bello. È una bella emozione poter vedere, non so, magari delle teste bianche e con dei ragazzi invece scatenati sotto. Quindi i padri e i figli, come si sì, dice. Sì, bravo, li ho presi tutti. Poi tra l'altro io ho sentito il tuo disco, effettivamente ha delle sonorità rock molto interessanti, però il mio complimento perché poi hai messo due brani molto interessanti, Ti amo troppo e Il suono dell'abbandono, dove intanto affronti due temi importanti, ma poi alla fine sono molto profondi, perché poi tu certi temi li hai sempre affrontati e li affronti. Infatti poi alla fine della trasmissione manderemo poi Ti amo troppo, perché è molto bello e lo vedremo. Sì, intanto grazie di essere con noi e di aver portato anche il tuo Fido Gigio. Niente, noi adesso prima di continuare vediamo il nostro primo spazio sponsor, grazie. La tua prossima Fiat ti aspetta a Melzo da Fiat Chioda. Sceglierai nel vasto showroom, seguito dal personale qualificato. Affidabilità, qualità, professionalità sono le caratteristiche che rendono Fiat Chioda un punto di riferimento per Milano e provincia. Anche dopo l'acquisto della tua nuova Fiat potrai contare su un partner competente e affidabile grazie all'assistenza targata Chioda. Inoltre vasta scelta di usato garantito e veicoli commerciali. Prenota la tua prova su strada a Melzo, via Vespucci 2/4. Prepare for your future. Come with us. To work. To travel. To grow. Seguici anche tu su yourenglishschool.it. Rieccoci in studio a Voci di Moda, Eventi, Cultura, Salute e Benessere, una puntata importante con Fabio Villa, Marcello Bertoni, ma soprattutto con Viola Valentino che poi ci svelerà un po' di parte importante della sua meravigliosa carriera. Ora è il momento di dare spazio a una delle due prime rubriche, sapete la novità di quest'anno, le due rubriche, la prima condotta da appunto Ena Cristoforo e poi abbiamo tratto il protagonista Fabio Villa che ci presenterà la sua rubrica direttamente. Ma ora diamo spazio a Ena Cristoforo con In Giro per Vediamo Dove Ci Porta. Facendo dei passaggi fantastici. Buonasera amici, stasera grande serata, giovedì 9 febbraio, ecco ricordiamoci la serata al Pelle d'Oca, le sorprese non finiscono perché io sono qua con i protagonisti delle nostre serate, Gianni Tota, chef dei VIP che adesso intervisterò perché insomma io stasera ci tenevo a venire qui perché so che da poco che ha inaugurato il ristorante all'interno di questo splendido locale che tutti conoscete alle porte di Milano e poi non poteva mancare il nostro carissimo Rudy Befano che è proprietario dello splendido Pelle d'Oca dove non solo il giovedì ma venerdì e sabato tutte le sere si passano delle splendide serate all'insegna della grande musica e ricordiamo anche grande DJ Giancarlo Romano Voice che è già pronto alla console, tra poco parte la serata, nonché una breve premessa anche al tributo di stasera, no? All'insegna insomma di Vasco Rossi, una tribute band molto importante che poi magari abbiamo anche l'occasione di fare due domande. Perfetto, allora siamo qui stasera, ciao Gianni, tanto ti ringrazio del tempo che ci stai dedicando, ciao Ruggi, ecco intanto grazie di questa splendida accoglienza e complimenti per il Pelle d'Oca, insomma uno splendido locale che insomma sono diciamo passato delle splendide serate qui, le continuo a passare, la musica al top, la cucina al top, ma a proposito di cucina, ecco stasera eccolo qua il nostro protagonista, ovvero chef dei VIP, a cui tra poco passerò la parola perché lui ha avuto delle collaborazioni importanti, la sua cucina è ottimale, di qualità, tra l'altro io ho persone, insomma delle care amicizie che mi hanno parlato veramente bene del Pelle d'Oca, ma anche dal momento in cui tu hai insomma, iniziato insomma, a collaborare con il locale, quindi vogliamo un po' sapere i tuoi segreti, insomma qualche segreto. Sì, allora innanzitutto la mia appunto una collaborazione, io sto cercando di migliorare quello che era già esistente, Pelle d'Oca esiste ormai da 15 anni, Rudy era un po' più magro prima quando ho iniziato qua, e c'è tutto quanto un team fantastico comunque all'interno,
sono semplicemente subentrato aggiungendomi a una squadra che già esisteva, quindi ho portato semplicemente un po' di prodotti diversi, qualcosa personalizzato che in tutto Milano si mangia soltanto qua. Abbiamo cercato di creare insieme a Rudy un ambiente molto familiare dove io personalmente esco fuori in sala, quindi parlo con i clienti, cerco di esaudire i loro desideri culinari e insieme niente, stiamo facendo questo lavoro di squadra, tutto lì. Quindi è semplicemente da venire qua e provare la cucina e naturalmente poi il dopo cena. Ecco, ci sono delle serate particolari, vabbè, stasera giovedì 9 febbraio, delle serate che tu ci consigli durante la settimana dove possiamo venire per assaporare la tua cucina? Certo, certo, ci sono delle serate proprio tematiche, nel senso che lunedì, martedì e mercoledì sera è proprio dedicato soltanto al ristorante, quindi lì c'è proprio l'occasione di parlare direttamente con me e di assaporare diversi piatti che sono anche fuori menù, mentre invece il giovedì, venerdì e sabato c'è anche il dopo cena, quindi c'è la discoteca fuori, certo. E si balla e si organizzano delle feste, tutto molto, molto, molto piacevole. Cosa, ma qualche piatto afrodisiaco, qualche suggerimento? Vabbè, afrodisiaco ce ne sono. Vabbè, noi qua abbiamo in particolare, ho portato un salmone marinato agli agrumi che va per la maggiore e poi c'è anche una tagliata di pesce spada che è molto richiesta, è servita con sia pepe verde che pepe rosa, okay. E sono dei piatti leggeri, comunque piacciono molto. Poi ci sono dei piatti innovativi, abbiamo portato qui la cinta senese servita su un purè di patate schiacciate proprio a mano. La cinta senese è una sorta di bistecca a mo' di dinosauro grigliata, quindi la proponiamo anche come piatto unico. Poi c'è il classico stinco, l'ossobuco alla milanese servito con il risotto e poi, come dicevo prima, in base ai desideri e alle richieste che hanno i clienti cerchiamo anche di fare una sorta di proposta personalizzata. Perfetto, ti ringrazio Gianni, ti rinnovo i complimenti perché insomma si evince insomma della tua grande esperienza insomma culinaria e avrei da imparare, magari poi qualche lezione in privato, no? Cerco di rubartela, guarda, comunque sia, penso che ne approfitterò. Ecco, adesso passo la parola al grande nostro mitico Rudy Beffa. Ecco Rudy, tanto ti ringrazio ancora per l'accoglienza, ecco, tra poco parte la serata, due parole che vuoi spendere, insomma, dedicare al tuo staff, a qualcuno che ti sta a cuore, a questa serata in particolare, insomma, ti cedo il microfono. No, io come sempre ringrazio i miei collaboratori perché sono unici e in nessun altro locale a Milano potete trovare dei personaggi così importanti per il locale e quindi continuerò a ringraziare i miei collaboratori sempre io. Grazie. Okay. Grazie Rudy, ecco io siamo con te, siamo col cuore stasera, quindi Rudy Beffa, Gianni Tota, tra poco inizia la serata al Pelle d'Oca. Certo. Ne approfitto perché Rudy tempo fa mi ha praticamente sfidato a una gara di carbonara, quindi per mercoledì e poi comunque ci saranno anche altre serate dove io sfiderò lui o sfideremo anche Giancarlo in console, tutti quanti, naturalmente una sfida culinaria, in questo caso mercoledì 15 faremo la sfida della carbonara, vi garantisco sarà una carbonara da pelle d'oca. Perde lui. Perde sicuro. Perché se perdo io è perché compra lui tutti quanti i suoi giudici. Buonasera a tutti qua al Pelle d'Oca Milano, ecco siamo il famoso 15 febbraio come avevamo annunciato, la serata della sfida al Pelle d'Oca con lo chef dei VIP e il nostro boss Rudy Beffa che si sono sfidati a colpi di forchettate di carbonara stasera che abbiamo avuto modo di assaggiare. Comunque devo fare, ecco, prima di annunciare il vincitore devo fare i complimenti perché io sono neutrale, da di parte, insomma complimenti perché veramente poi la gente si è divertita, mi ha messo di gusto, quindi ottimo locale. Ottima musica, ottimo vino come tutto. Ecco, adesso chi inizia dei due? Qua vedo le facce un po' arrabbiate perché uno dei due stasera, tra virgolette, ha perso, no? Sì, guarda, io praticamente ho perso questa sera e accetto di aver perso, ne prendo atto, però ho scoperto che Rudy ha praticamente pagato dei giudici e quindi vorrei rilanciargli la sfida. No dai, a parte gli scherzi, la gara è stata vinta da Rudy, effettivamente è stata una bellissima iniziativa, quindi adesso ci sarà la sfida tutti i mercoledì da parte dei clienti addirittura che si sono proposti per sfidarci, per sfidarmi ma anche per sfidare lui e quindi siamo contentissimi, vi aspettiamo tutti quanti numerosi, andate sul sito naturalmente di Facebook di Pelle d'Oca dove
potete cliccare mi piace e fate parte della nostra grande famiglia. Ecco Rudy, insomma il boss del Belle d'Oca stasera si è rivelato anche chef vincitore, non ci aspettavamo, come mai? Che dire, non, ci sono rimasto male anch'io perché non me l'aspettavo, con ciò sono sorpreso più di lui, però devo capire che lui ha fatto la pasta per tutti e 100, io l'ho fatta a pezzettini, con ciò tanto di cappello allo chef, e comunque vi aspettiamo tutti mercoledì prossimamente. Però ad Belle d'Oca, ecco Rudy, in chiusura? In chiusura direi che è venuto fuori una serata eccezionale e che si ripeterà tutti i mercoledì dell'anno. Una novità per il Belle d'Oca. Perfetto ragazzi, stay tuned come dico sempre, Belle d'Oca stasera a Milano, Rudy Beffa, Gianni Tota, grande chef dei VIP, che dire, fantastico, top. Rieccoci in studio a Voci di Moda, Eventi, Cultura, Salute e Benessere. Io direi tanto di cappello a Elena Cristoforo che ci ha portato in questo locale meraviglioso e ha fatto un altro grande servizio. Marcello, un commento a questa rubrica? Il commento è che Elena ultimamente mi sta portando in giro per mezza Italia, quindi no, come ho detto l'altra volta... A digiuno magari. È sempre a digiuno perché io devo dimagrire dopo aver perso 26 kg in 2 anni, preferisco rimanere di questa linea, no? Certo. Però ho saputo che c'è un ospite qui oggi che è andato a colazione con un personaggio un po' particolare ultimamente. Quindi, infatti mi ha anticipato, quando c'è Fabio Villa non si può parlare di digiuno assolutamente, perché dove c'è Fabio Villa c'è un buffet, lo diciamo sempre, quindi Fabio, io so che sei stato a colazione, perché poi sarà anche il titolo del servizio che farai nel prossimo numero di Voci di Moda che uscirà fra pochissimi giorni, con Marina Ripa di Meana. Parlaci un po' di questo incontro, casuale o non, vediamo cosa è successo. Dimmi un po'. Allora, io sono andato per le vacanze di Natale ad Abano, ho preso la famiglia in toto e noi abbiamo sempre il piacere di passare qualche giorno alle terme giusto per rilassarci e mia vicina di tavolo, con mia grande sorpresa, mi sono ritrovato la signora Marina Ripa di Meana. Chiaramente non potevo andare a presentarmi direttamente, sai, un personaggio di quel calibro hai un certo timore reverenziale. Allora ho chiesto, grazie anche a un evento che si è tenuto lì in albergo, che era la presentazione del libro di Marina Ripa di Meana, ho chiesto di poter essere presentato per un'eventuale intervista che poi avrei pubblicato su Voci di Moda. Con mia grande sorpresa il direttore dell'albergo non solo ha accettato questa cosa e ha fatto da tramite, ma mi ha anche presentato la signora che mi ha concesso circa una mezz'oretta prima dell'evento della presentazione del libro. Ma la cosa non è finita qui, perché proprio all'ultimo momento la collaboratrice di Marina Ripa di Meana, che di solito presenta i suoi eventi, ha avuto un problema di laringite alla gola. Allora, dato che ero il primo giornalista a tiro, mi hanno chiesto: vuoi presentare l'evento? Naturalmente la risposta è stata sì, e così ho avuto il piacere anche di presentare il libro di Marina Ripa di Meana, che si intitola Colazione al Grand Hotel, Moravia, Parigi e la mia Roma perduta. È un libro molto bello, molto particolare. Di solito noi siamo abituati a conoscere Marina Ripa di Meana come un personaggio decisamente frizzante, particolare, e il libro invece, pur mantenendo un tono narrativo elevato, tende verso il nostalgico e crepuscolare per l'amicizia che legava Marina Ripa di Meana con due personaggi importanti della letteratura italiana moderna come sono Alberto Moravia e Goffredo Parisi. Questo, diciamo, dà un tono davvero particolare, si va alla scoperta di un mondo che è quello della dolce vita romana, che ormai non c'è più, o perlomeno ha avuto reloaded, no? Come si dice adesso, e parla di luoghi, posti e persone che hanno avuto un posto importante nella cultura italiana. Il libro è molto bello, io ve lo consiglio, ed è il modo per conoscere da vicino, in modo diverso, un personaggio come Marina Ripa di Meana, che invece abbiamo conosciuto per dei libri come I miei primi 40 anni, oppure pure ancora Invecchierò ma con calma, che è stato il penultimo e che è stato un altro grande successo editoriale. Bene, ma sei riuscito a far colazione poi o... No, diciamo che siamo diventati amici e siamo andati al buffet, all'aperitivo che poi c'è stato dopo la presentazione. Benissimo.
Ritorniamo al nostro grandissimo ospite che sta impreziosendo questa 19ª puntata di Voci di Moda e Viticoltura, Salute e Benessere. Intanto apprezziamo questo cane educatissimo, meraviglioso, Gigio, che sembra strabituato alle telecamere. E con Viola volevo entrare un attimo nel discorso reality, perché nel 2006 tu hai fatto un reality che tra l'altro a me è piaciuto molto, poi non so quante edizioni hanno fatto, a me piaceva molto, Music Farm, me lo ricordo. Tu hai partecipato, al di là di quello che hai fatto, un tuo commento sui reality in gente e se rifaresti Music Farm, oggi 2017. Ma secondo me sì, lo rifarei, perché comunque quell'anno poi fui boicottata io dalla signora Bertè, che ce l'aveva con me, non si sa perché, vabbè, comunque ce l'aveva con me, quindi ci rimasi un po' di stucco. Lo rifarei se ci fosse un altro, anche perché era bello, cioè no, era fatto divertente. Molto bene, ma era più divertente forse quando sono andati da Messeghe, dove ha vinto il mio ex marito, dove vinse il mio ex marito poi l'edizione di quell'anno, perché era veramente una clinica e quindi lì ci bisognava filare dritto. In realtà la farm che ho fatto io, c'era gente che doveva stare a dieta, ma c'era Franco Califano che faceva tutto tranne che stare a dieta. Era l'edizione dove c'era Dolce Nera anche? No, io ero con Silvia Mezzanotte, con Laura Bono, sì. Mattia Basal, Spagna, sì. No, Califano dava un cattivissimo esempio, perché alle 5 del pomeriggio si mangiava dei piatti di spaghetti giganteschi, poi la notte era agli incubi e parlava tutta la notte. Quindi sì, lo rifarei, quello lo rifarei, poi dopo di reality ce ne sono tanti. Sì, certo. Molti di questi sono dedicati a giovanissimi, sì, quindi a X Factor, eccetera. Ho sconosciuti, tipo, come si chiama l'altro reality che c'è, Ghost Talent, Italia, sì, Ghost, sì, Talent. Sì. Poi ci sono quelli avventurosi, tipo l'Isola, Pechino Express. Quest'anno sono stata lì per farla, l'Isola. Ah. Perché comunque mi... Questo deve essere impegnativo però, Allora, ti spiego, se c'è da fare un reality, vorrei viverlo in un modo diverso, no? Quindi l'avventura non mi è mai dispiaciuta nella vita, e quindi anche in un reality ci starebbe da Dio, insomma. Certo. So che Fabio Villa voleva farti una domanda, Viola. Sì, io ho il piacere di conoscere Viola al di fuori, diciamo, del campo dello spettacolo, perché ci conosciamo da tanti anni e quindi ogni tanto ci troviamo, e quello che mi piace di lei è il fatto che ha avuto una bellissima maturazione artistica. Tu prima parlavi degli anni 70 e tante canzoni come Comprami, certo, Sei una bomba, no, se non ricordo male, certo. E invece ultimamente, in particolare nei testi delle canzoni che proponi, ne parlavamo prima, c'è proprio la voglia di descrivere tematiche sociali importanti. Da dove nasce questa voglia di parlare di queste problematiche? Ma sicuramente dalla maturità, dalla crescita anche come individuo, no? Perché comunque ti rendi conto che ci sono tante cose che mancano, e magari una frase detta da un artista, da un cantante, cantata, trasmessa con un brano, arriva prima che non un discorsone, che non una cosa noiosa. Poi non lo so perché sono, forse perché sono molto attenta a quello che accade alla gente, a quello che accade alle persone, agli animali, o insomma quello che di negativo c'è poi nella vita, no? L'indifferenza, certo. La violenza sulle donne, per esempio. Io non la canto da oggi che va di moda, io la canto dal 2014 con Daisy, con I Tacchi di Giada. Io ho cantato già due brani dedicati alla violenza, peraltro con gli interpreti, cioè i personaggi sono reali, esistono nomi di fantasia, ma esistono le due donne, come con la mia ultima Ti Amo Troppo, esiste questa donna che è maltrattata. Quindi non lo so, c'è stata un'evoluzione come donna, come artista, come scelta di collaboratori, quindi parolieri, musicisti diversi, brani non dedicati sempre solo all'amore, ma l'amore è anche inteso in altre sfaccettature, con altre, anche nei confronti della società, insomma... Non voglio dire che sono santa, perché non sono santa, però mi piace affrontare le tematiche diverse.
Ecco, un'altra delle cose interessanti di Viola sono le sue collaborazioni, anche perché oltre a essere la grande interprete di musica italiana che è, fa delle collaborazioni con tanti nomi nuovi della musica italiana. Ne vogliamo parlare perché fai delle collaborazioni davvero molto belle, interessanti e poi spazi in tantissimi generi. Perché mi capitano, nel senso mi piacciono i ragazzi in genere, non i ragazzi femminili, no. Maschi e femminili, mi piacciono le persone giovani, di conseguenza l'entusiasmo, il trasporto che ci mettono, e la voglia di arrivare, non lo so, mi creano energia, mi danno adrenalina. E poi perché comunque ho conosciuto delle persone interessanti, parlavamo prima di Rob Cole, che è un ragazzo svizzero che ha cantato con me un brano, poi c'è il Virgo, poi c'è Iravox, certo. Che è un'altra, poi c'è Enzo Inai, adesso ci sarà un altro personaggio che sto per cantare con lui. Di questo io ne vorrò fare un giorno, forse ne farò un album. Di solito l'album si tende a farlo con le persone conosciute, quindi con artisti famosi, l'unione fa la forza, e invece voglio vedere che succede un artista famoso con 10 sconosciuti. Poi tornando al sociale ti fa molto onore anche che tu hai fatto anche diversi concerti nelle carceri, mi ricordo questa cosa, quindi San Vittore un artista in particolare, profondo, assolutamente, sì. San Vittore in particolare, ha fatto 4 volte il femminile e una volta il quinto braccio maschile, che non lo auguro a nessuno. Detto tutto. Benissimo, in attesa di ritornare a parlare ancora con Viola Valentini, i nostri ospiti, diamo spazio alle regie per il nostro sponsor time. Grazie. Ristorante Il Bocchi, dal romantico lume di candela al grande evento. Matrimoni, comunioni, cresime, pranzi di lavoro, sabato sera musica dal vivo, cene romantiche. Il ristorante Il Bocchi è immerso nella tranquillità della campagna lodigiana e lo trovate a Comazzo, in provincia di Lodi, in via Leopardi 1. Officina dell'occhiale, ottica, vendita prodotti di altissima qualità e delle migliori marche. Occhiali da vista, occhiali da sole, montature, lenti a contatto. Officina dell'occhiale, ottica, è a Melzo, in provincia di Milano, in piazza Sant'Alessandro 24. Voi Noi Self, lavanderia automatica, stireria peso. Sempre aperto dalle 6 alle 22. Lavanderia automatica anche per le attrezzature dei vostri animali. Wi-Fi free. Voi Noi Self, lavanderia automatica, stiraria peso, si trova a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, via Piere Grosso 5254. Rieccoci in studio a Voci di Moda, Eventi, Cultura, Salute e Benessere. Ritorniamo con Fabio Villa, che oltre a essere il titolare della rubrica Musica e Parole, appunto abbiamo parlato di musica, parliamo di parole. Perché so che fra poco a Cernusco sul Naviglio, dove tra l'altro tu trasmetti come Radio Cernusco Stile, ci sarà un importante evento letterario. Tu ci sarai perché preparerai il servizio proprio per questa trasmissione, quindi... Allora, è un festival letterario molto bello, si chiama Book Festival Bar, è giunto alla seconda edizione. L'anno scorso ho avuto il piacere di parteciparci come autore, perché come tu sai scrivo anch'io, e poi come presentatore, perché ho presentato un evento all'interno del Book Festival Bar. Quest'anno mi piacerebbe preparare il servizio per Voci di Moda e commentare quelli che sono gli autori che saranno presenti. La cosa interessante è che viene organizzato, oltre che da 10.000 sponsor, anche da Clio. Clio è un'associazione sorta sul territorio cernuschese e ne approfitto per salutare Paola Malcangio, che è una delle titolari e sarà colei che avremo il piacere di avere come faro guida per il servizio, che ci aiuterà a comprendere questi 3 giorni. La cosa interessante del Book Festival Bar è che per la prima volta i libri vengono portati all'interno dei luoghi di ritrovo, quindi nei bar. È una cosa che va di moda molto sui paesi anglosassoni, New York e Londra in particolare, sta incominciando a prendere piede anche in Italia ed è bello vedere dove la gente si ritrova per bere un caffè, per fare 4 chiacchiere, oppure ancora prendere un libro, sedersi al tavolo e dare un'occhiata o al proprio autore preferito o magari, perché no, scoprire altri autori. Succederà a Cernusco nel secondo weekend di aprile, quello che va il 6, 7, 8 se non ricordo male, e è un modo per conoscere da vicino anche autori nazionali e diciamo locali, per un momento di incontro e cultura davvero molto bello e straordinario.
Bene, noi siamo molto felici che tu partecipi a questo evento, poi ci farai avere il tuo rapporto ovviamente da Cernusco sul Naviglio. E ora, prima di passare alla rubrica appunto di Fabio Villa, lo spazio a Unipolsai. Bello, eh? Ehi, lo sapete che c'è una polizza auto che si paga a rate mensili a tasso zero? Tasso zero? Ma sta parlando? E con la scatola nera hai più sicurezze e rate più basse. E ha detto rate più basse? Così con quello che risparmi le regali qualcosa di più bello. Scopri tutti i vantaggi e servizi della polizza auto a tasso zero di Unipolsai. Fai il tuo preventivo su unipolsai.it e in agenzia. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. Incredibile ma vero. Eccoci in studio, è il momento della seconda rubrica, ma oggi abbiamo l'onore di avere il titolare della rubrica che è Fabio Villa, per cui do a lui l'onore di anticipare e poi lanciarsi la rubrica, come si dice. Beh, questa è una cosa carina, ti ringrazio. Allora, quest'oggi per quanto riguarda musica e parole, due momenti. Uno riguarda la musica italiana, in particolare un disco importante come Le Migliori di Mina e Celentano, un gradito ritorno dopo 18 anni d'assenza. È un modo per vedere due colonne della musica italiana lavorare di nuovo insieme. Poi invece per quanto riguarda i libri, conosceremo un personaggio che è Elisabetta Ranghetti, che ha scritto un libro molto bello, un libro che ha note esotiche perché parla di Israele, ed è un libro che anticipa di qualche giorno l'uscita del nuovo, che uscirà proprio in questi giorni e che sta già diventando un ottimo caso editoriale. Quindi complimenti a Elisabetta per questo suo modo di scrivere che ci porta in luoghi e territori lontani. E allora, visto che devo fare il lancio, posso dire una cosa? Certo. Visto che lui si è dimenticato, prego. In questa nuova puntata c'è una nuova sezione. Che è vero, hai ragione. Hai ragione, hai ragione. Sono talmente abituato al binomio che dimenticavo che quest'oggi, visto che abbiamo aumentato il nostro minutaggio, allora giustamente mi hanno dato l'opportunità di parlare di un'altra cosa che è una delle mie grandi passioni. Quindi quest'oggi parleremo dei DVD e, se non ricordo male, parleremo di un film straordinario che vi consiglio. È L'uomo che vide l'infinito, ed è la storia di Ramanujan, uno dei più grandi matematici esistiti a inizio secolo, sulle quali intuizioni matematiche si sono basati poi tutti i calcoli moderni, addirittura anche per mandare l'uomo sulla luna. Va bene, questo è tutto, e allora godiamoci la rivista Musica e Parole. Amici di Voci di Moda, un cordiale benvenuto da Fabio Villa in Musica e Parole, questa rubrica che vi vuole dare il maggior numero di informazioni per quanto riguarda libri, CD e DVD. Siete pronti per i nostri input? Quest'oggi, per quanto riguarda la musica, parliamo di una delle coppie storiche della musica italiana. Parliamo di Mina e Celentano. Mina e Celentano, che sono stati al numero uno di recente nella hit parade italiana con il loro CD intitolato Le Migliori. Era da 18 anni che non incidevano più insieme, ci hanno messo un po' di tempo per riprendere in mano il progetto, però quando l'hanno fatto è uscito qualcosa di veramente molto, ma molto bello, piacevole ed estremamente radiofonico. Una volta che hanno deciso di riprendere a incidere insieme canzoni, Mina e Celentano si sono affidati a un team di autori sanremesi. Il risultato sono state delle canzoni estremamente radiofoniche, che sono arrivate come suma nel brano Amami, Amami, che è ancora oggi trasmesso dalle radio di tutta Italia. Ma non c'è soltanto quella canzone, ce ne sono altre, come per esempio Il bambino con il fucile, che è l'unica canzone in cui Celentano canta da solo, oppure Come un diamante perso nella neve, oppure ancora, e qua vi sconvolgerete, la versione dance di Prison Call in Essence, che è uno dei grandi classici di Celentano, rifatti in versione dance attuale con i suoni della dance attuale prodotto da Benny Benassi. Un disco che sicuramente vi piacerà, anche se dovete mettere in preventivo dei suoni che Mina e Celentano non vi avevano assolutamente abituato. Ma vi assicuro, è un disco di grande ascolto e che piacerà a tutti coloro che amano la grande musica italiana. Bene, questo è tutto per oggi. Tra un attimo parleremo di libri con i nostri ospiti e le nostre interviste.
I libri sono fatti di parole, lo dico sempre, ma quest'oggi il libro di cui parliamo è qualcosa di veramente particolare. Non è soltanto una semplice storia d'amore, ma è un libro che rientra in un contesto sociale, politico, geoeconomico, finanziario. Le ha dentro tutte, veramente molto bello e particolare. Parliamo di Oltre il mare di Haifa, di Maria Elisabetta Ranghetti, edito da Edikit, ed è un libro che parte da una storia d'amore, ma ha un insieme molto più complesso. Allora, Elisabetta, cosa vogliamo raccontare? Vogliamo raccontare che si parte appunto con l'espediente della storia d'amore, di due storie che si intrecciano nel corso di diversi decenni, con salti temporali e geografici, e che mi hanno permesso di poter parlare di questa terra meravigliosa che è Israele e che confina appunto con la Palestina, che è sempre più spesso messa in evidenza in maniera negativa. Io invece ho voluto decantarne sia la bellezza ma anche la complessità, che spesso non viene messa in dovuto risalto. Io so che tu hai presentato il libro in Israele. Sì, ho presentato il libro lo scorso luglio a Haifa, dove appunto parte del libro è ambientata, ad un pubblico di italofoni israeliani ed è stato molto molto emozionante. Senti, io so che con Israele tu hai un feeling particolare. È vero perché quando sono soprattutto a Gerusalemme mi sento proprio a casa, è come essere nella mia vera casa dove c'è l'anima, dove c'è il cuore, e mi sento non soltanto a mio agio, mi sembra proprio di camminare nella terra fatta per me, e in questo senso ho voluto trasmettere questo amore con questo testo, perché comunque credo fermamente che questa terra sia di una bellezza sconcertante. Senti, noi oggi parliamo di Oltre il mare di Haifa, è un libro che è scritto già da un po' di tempo e che sta avendo un'onda lunga, possiamo dire così, un buon successo continuativo, però mi sa che hai già preparato qualche cosa, vogliamo dare qualche input? Sì, è vero, sta per uscire un secondo libro che verrà pubblicato a breve sempre dallo stesso editore in primavera, però non è un sequel di questo, ho voluto raccontare una storia nuova, una storia d'amicizia, quindi non una storia d'amore, con uno stile completamente diverso, perché questo primo libro ha avuto uno stile un po' drammatico, mentre quest'altro che sta per uscire ha uno stile molto più ironico e mi ha permesso di sperimentare diversi aspetti che nel primo testo non avevo messo in atto. È ambientato ancora in Israele? Su questo vorrei mantenere un po' di suspense, nel senso che comunque posso dire che è ambientato in Medio Oriente, ma specificare proprio dove lascio i miei lettori col dubbio. Allora ti invitiamo fin da ora, quando uscirà, a tornarci a trovare qui a Musica e Parole, ok? Perfetto, verrò molto volentieri. Va bene, Oltre il mare di Haifa di Maria Elisabetta Ranghetti, edito da Edikit, con una storia e una suspense così. Come fai a non leggerlo? Amici di Musica e Parole, vogliamo darvi un input in più nella nostra piccola rubrica e quindi parleremo anche di DVD. Il primo che vi voglio sottoporre alla vostra attenzione si intitola L'uomo che vide l'infinita, per la regia di Matthew Brown, con un'interpretazione magistrale da parte di due grandi attori che sono Jeremy Irons, che ricordiamo premio Oscar per Il mistero von Bulow, e poi Dev Patel, che ricordiamo protagonista del premio Oscar The Millionaire. La storia è quella di Ramanuj, un indiano che come indipendente, come autodidatta, diventa un vero e proprio genio matematico e viene invitato in una nota università inglese per poter esporre quelle che sono le sue idee matematiche, che all'epoca erano considerate rivoluzionarie. Naturalmente non sarà facile, c'è di mezzo un grosso blockbuster come la Prima Guerra Mondiale che porrà dei limiti a questa cosa, ma alla fine Ramanujan vedrà riconosciuto il suo straordinario talento. Un film da avere assolutamente nella propria collezione personale, e questa è la copertina. Bene, anche quest'oggi abbiamo terminato la nostra bella maratona che prende il nome di Musica e Parole. Grazie a Marcello Bertoni in regia per quanto riguarda la regia video, a Ivan Teppa Rienti per la regia web, e do di nuovo la linea in studio con i suoi ospiti a Sergio Manzoni per Voci di Moda, Eventi e Cultura, Salute e Benessere. Alla prossima! Ah, e l'ultimo chiude la porta. E rieccoci in studio a Voci di Moda, Eventi, Cultura, Salute e Benessere. Abbiamo visto la seconda rubrica, quella curata da Fabio Villa, che ringraziamo oggi, ce l'abbiamo qua live, come si dice, per cui grazie al tuo contributo. A proposito di Fabio Villa,
Vi comunico, lo potete ascoltare ogni domenica sera dalle 22 su Radio Cernusto Stereo con una delle trasmissioni storiche della radiofonia dell'est milanese, non solo dance. Il piacere di chiudere la settimana in musica con i grandi classici degli anni 70, 80, 90 per tematiche musicali. Vi potete sintonizzare sulla frequenza di 93.9 MHz per la zona est di Milano oppure collegarvi sul sito www.rcs939.it in streaming. Quindi grazie Fabio Villa per il suo contributo in musica e parole. Ma noi prima di ritornare alla nostra grande ospite di Viola Valentino devo chiedere alla regia di andare su Marcello Bertoni perché c'è un cambio, dopo 19 puntate storico c'è un cambio di look. Come c'è un cambio di look? Eccolo. Ah, è vero, me l'ho dimenticato che oggi era primavera quindi viene esatto, a cambiare look. Esatto. No, niente, il tutto viene fuori da un piccolo accessorio che è il mio cappello. Tutti mi chiamano l'uomo col cappello e tanti hanno avuto modo anche di imitarmi. Allora io oggi che è la 19ª edizione, puntata anzi, di Voci di Moda, facciamo un piccolo cambiamento, dico che il cappello è solo un optional e sono solamente i contenuti che valgono e quindi io lo tolgo da oggi in poi. Benissimo, ottimo, questo fuori programma meraviglioso, quindi dopo Marcel One DJ che ha tolto il cappello dopo 19 puntate, ritorniamo a Viola Valentino con il suo Gigio. E Viola Valentino, icona della musica italiana, quindi un grandissimo personaggio a livello musicale, attrice, modella, ha fatto moltissime cose a livello sociale. Però con lei non possiamo non parlare del Festival di Sanremo. Tu hai due partecipazioni, nell'82 con Romantici, quindi un brano meraviglioso che ti ha dato il sesto posto, se non mi sbaglio, sì, sì. E nell'83 Arriva Arriva, sì. Forse con un successo inferiore a Romantici, sì, anche se il brano era interessante. No, bello. Inferiore perché comunque era... Lo intendiamo come classifica, non sì, come valore. No, no, ma anche come valore, okay. Secondo me era finita la linfa. A Maurizio Fabrizio è stato un momento di veramente aveva prodotto troppo, certo, e quindi era un po' stanco di produrre, infatti le parole sono molto più interessanti della musica. E la mia domanda appunto è torniamo al Festival di Sanremo attuale, ti è piaciuto? Quale canzone hai preferito? Ma a me è piaciuto, okay. Onestamente, le canzoni che ho preferito sono sicuramente state quella di Zarrillo, quella di Mannoia. Poi aspetta, adesso non mi viene in mente, comunque non mi dispiace assolutamente che abbia vinto Gabbani perché comunque ha cantato una canzone con un testo molto intelligente che ascoltandolo così mentre bevi un caffè o parli con qualcuno, mentre guardi la televisione, guardi Sanremo, non ti dà quella, però c'è un bel testo insomma, sì, questo sì. Brano, poi lui è stato bravo. Poi vabbè, altri personaggi interessanti, a me è piaciuto molto lì, per esempio il bravo di Elodie? No, vabbè, l'ho sentito ma no. Non mi ha colpito particolarmente Paola Turci, mi è piaciuto certo. Molto. No, è stato un festival perlomeno differenziato un pochino da altri artisti che non sono sempre gli stessi. Oddio, quelli che sono sempre gli stessi ci vogliono essere assolutamente e ne abbiamo avuto la prova. Esatto, esatto. Ecco, però cioè, è stato dedicato anche a gente che magari era molto molto tempo che non si presentava più. Quindi Viola Valentino è 34 anni che non si presenta al Festival di Sanremo. Avremo il piacere e l'onore di rivederti. Ma guarda, io penso che prima o poi la follia si fa, ce la farò. Però è stata proprio una mia scelta. Io ho un brano nel cassetto che potrebbe essere benissimo dedicato ad un Festival di Sanremo. Ora bisogna vedere un po' perché adesso non è più il Festival di Ravera, capito? No, beh certo, che era un festival delle case discografiche, delle major, ma comunque adesso è un festival che va su tanti fronti diversi, editoria, case discografiche, major, politica. C'è dietro un grande lavoro e poi non si può toppare, diciamo. Ecco. E quindi no, ci sono veramente degli ostacoli anche a partecipare, capito? Questo è proprio, ci sono ostacoli oggettivi. Bene, in attesa di rivedere prossimamente, speriamo, Voci di Moda sarà una tua fan sicuramente, Viola Valentino al Festival di Sanremo, noi diamo la parola al video SAR. Reparto spugna, accappatoi, asciugamani, tappeti bagno. Vasto assortimento tende su misura anche ricamate a mano. Tende a pergola, tende tecniche.
vasto assortimento di materassi, reti e tutti gli accessori per il letto. Copridivani, tutto quello che serve per il letto da una piazza. Inoltre, non facile da trovare, anche tutto per il letto da una piazza e mezza. Tappeti, laboratorio in sede, piumini d'oca e trapunte matrimoniali. Reparto Desigual. SAR, Spacci Aziendali Riuniti, lo trovate a Zelo Bonpersico in provincia di Lodi, via Ada Negre 4, strada statale paullese, chilometro 14. Rientriamo in studio, voci di moda, eventi, cultura, salute e benessere. Prima di continuare la nostra chiacchierata con Viola Valentini, i nostri ospiti, se la regia gentilmente mi manda il promo, perché dobbiamo lanciare un evento che stiamo organizzando, parliamo di Moda in Villa, eccolo qua, Comazzo, domenica 9 aprile, dalle 15 alle 18, Villa Piattusati, tra l'altro una villa meravigliosa, il Palazzo Comunale, vi saranno due sfilate di moda con solo qui abbigliamento Paullo e Patrizia la merceria di Paullo. Avremo l'onore di avere la conciatura curata da Gabriele Conciatura, i make-up curate da Estetica Natascia, addobbi floreali di I Fiori di Cristina e fotografo ufficiale dell'evento, non il nostro Emanuele Bonetti che ci sarà sicuramente, ma Fotostudio 2C di Cristina Passerini. Quindi l'appuntamento è domenica 9 aprile 2017 dalle 15 alle 18, Moda in Villa a Comazzo. Benissimo, ritorniamo in studio, darei un attimo la palla a Marcello Bertoni, perché si parlava di Sanremo e hai detto una cosa interessante degli anni 60 a Sanremo. Vabbè, diciamo che purtroppo Sanremo, secondo il mio punto di vedere le punto di vista di vedere le cose, è sempre stato un po' un terno al lotto, perché c'era troppi interessi economici in gioco, secondo il mio punto di vista. Magari delle canzoni che veramente valevano non hanno raggiunto la vetta e altre magari ci sono arrivate. Però logicamente sappiamo bene come va il mondo, e non solo qua in Italia, ma in tutto il mondo, dove ci sono dei problemi economici in gioco, poi si cerca sempre di trovare la quadra. Quindi tanti personaggi che non hanno avuto, magari che non hanno vinto, che non sono arrivati nei primi tre, poi hanno avuto grande successo e gli altri si sono fermati ai blocchi di partenza. Ecco. Benissimo, allora torniamo a Viola Valentino, perché è il momento un po' di vedere Questo Ti Amo Troppo, uno dei brani inediti che è inserito nel tuo Eterogenia Live 2016, per cui anticipaci un po' questo Ti Amo Troppo, e l'ho visto. Beh, sicuramente è una canzone dedicata alla violenza contro chi fa del male delle donne, insomma, possono essere anche delle donne che fanno male a altre donne. Certo. E io ho fatto un video abbastanza street, ho voluto proprio anzi io lo volevo ancora più, l'avrei voluto ancora più crudo. Nel senso che io volevo proprio che la gente passasse con l'indifferenza assoluta mentre io cantavo una tematica invece molto importante. È venuto bene e sono soddisfatta. Ma quello che sta piacendo è il brano, cioè il brano è composto da musica e parole. Questo brano ha un testo che è molto importante, molto significativo, con delle parole molto pesanti. Però c'è questa musica che l'accompagna, che lo fa scorrere come l'acqua, e le radio lo stanno gradendo molto e quindi lo mandano in rotazione. Sono stata seconda anche in classifica su iTunes per una settimana con le vendite sui digitale terrestre. Sì, sul digitale terrestre, sì. Cosa ho detto? Sulle piattaforme digitali. Sì, ogni tanto anch'io. E quindi è una tematica importante che non affronto, ripeto, da oggi, ma io ho cantato la prima canzone contro la violenza sulle donne nel 2014 con I Tacchi di Giada, che ha subito uno stupro. Poi ho cantato Daisy, che ha subito un altro tipo di stupro, che è stato psicologico, di percosse, di maltrattamenti, di incatenamenti in cantina da parte della famiglia. Quindi, e poi l'ultima storia è questa, Ti Amo Troppo, che non ha un nome, la protagonista non ha un nome, però lei ha voluto raccontare a noi la sua storia e noi l'abbiamo realizzato un brano, che è molto interessante. Il messaggio che io lancio è finale, proprio nell'ultima strofa, io dico: dite no alle guerre mute. Quindi se avete dei problemi parlatene,
con la gente, con gli amici, con confidatevi, perché rischiate di morire in casa. Bene, quindi lanciamo a questo punto Ti amo troppo, questo nuovo brano tratto da Eterogenia Live 2016. Oltre a apprezzare la bravura di Viola Valentino, state molto attenti alle parole. Prego. Ti amo troppo, ora lo dico, perché sotto il mio vestito ci sono lividi e le botte, corde d'animo ormai rotte. Prendo in mano la mia vita, con te la faccio finita. Sono responsabile della mia felicità. Ti amo troppo, mi dicevi, non importa se mi ascolti, sono stanca di far sconti. Quando rinascerai sentirai il male che mi fai, con le parole come mai, quando è annullato i miei pensieri. Quando ritornerai stavolta giuro non ci starò. Poco amato, credevo il tempo ti cambiasse, che ti rendesse tipo un uomo. Ho sbagliato anche stavolta, sei molto bravo a farmi male. Ti amo troppo, mi dicevi, vali poco come madre, sfoga adesso il tuo dolore. Quando rinascerai sentirai il male che mi fai, con le parole come mai, quando è pensieri. Quando ritornerai stavolta giuro non ci starò. Sentire ancora le tue scuse, ti amo troppo, non ti perdonerò. No, no, non ti perdonerò. Ringrazio solo di essere viva, chiusa come in una stiva. Prego che vi risvegliate, dite no alle guerre mute. La vostra vita è più preziosa di qualsiasi altra cosa. Il dolore raccontato che diventa dignità. Ti amo troppo, mi dicevi, non importa se mi ascolti, sono stanca di far sconti. Quando rinascerai sentirai il male che mi fai, con le parole come mai, quando è annullato i miei pensieri. Quando ritornerai, stavolta giuro, non ci starò. Sentire ancora le tue scuse, ti amo troppo, non ti perdonerò. No, no, non ti perdonerò. Benissimo, facciamo i complimenti a Viola Valentino per questo suo lavoro, per tutti quello che ha fatto, ma effettivamente se avete fatto attenzione alle parole c'è un messaggio molto importante, per cui come detto prima Viola, a volte hanno più importanza e più input gli artisti quando lanciano un messaggio, quindi Viola dobbiamo ringraziare anche per questo messaggio. Noi prima di continuare andiamo alla fine della nostra puntata, lanciamo l'ultimo sponsor time. Villa Maggiponti vi accoglie con le affascinanti sale in stile eclettico, armonioso connubio tra liberty e neogotico, da poco riportate all'antico splendore. Il corpo della villa è il centro di una struttura composta dall'ampia veranda, dalla sala ristorante illuminata e riscaldata dal grande camino e dall'hotel, le cui camere sono ricavate nei locali dell'antica dogana e sovrastate dalla torre del XIV secolo. Villa Maggiponti, Giulia Hotel Ristorante, è a Cassano d'Adda, in provincia di Milano, via Isola Ponti 1. Dental System, ambulatorio odontoiatrico, riparazione protesi in giornata, implantologia, ortodonzia,
conservativa, protesi fissa, protesi mobile, sbiancamento professionale, laboratorio odontotecnico in sede. Dental System è a Melzo in provincia di Milano, in via Fratelli Bandiera 5. Metamorfosi moda, un cambiamento leggero di stile brioso, quanto basta eccentrico, ma anche sexy quando serve. Negozio multimarca per accontentare ogni tipo di esigenza, dalla ragazza giovane alla signora. Cortesia e qualità per vivacizzare il tuo fisico ed il tuo umore, per piacere e per piacerti. Metamorfosi Moda è a Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano, in via Roma 39. Eccoci a Voci di Moda, Eventi, Cultura, Salute e Benessere. Siamo alla fine di questa puntata e, come sempre, la domanda di saluto ai nostri ospiti. Intanto, domenica 26 marzo, Villa Maggi Ponte Cassano, grande finale del concorso Canora Voci di Moda, che tra l'altro nasce dalla rivista che poi ha dato anche il nome a questa trasmissione, e direttore artistico del concorso Marcello Bertoni. Quindi lancia il promo per domenica. Allora, domenica vi aspetto numerosi su accredito, logicamente dovete mandare una mail a vocidimodatiscali@tiscali.it, no? E vi aspetto numerosi a Villa Maggi Ponti, in quel di Cassano d'Adda. Per chi non sapesse dove è Villa Maggi Ponti, e dopo il ponte della Muzza sulla destra, seguite le indicazioni per la ristorante Iulia, Hotel Iulia, esatto. E non potete sbagliare, noi saremo lì dalle 17 con la finale del concorso Voci di Moda, che ha una peculiarità, che per partecipare non bisogna spendere una lira. Assolutamente, noi ne siamo, ci sarà un grande buffet, il buffet sarà per tutti, perché non essendoci Fabio Villa ci sarà il buffet per tutti. Che fortuna che abbiamo, eh! Viva bene, ringraziamo, viva bene. Ringraziamo Marcello Bertoni ancora. Fabio Villa, conduttore radiofonico in onda tutti i giorni su Radio Cernusco Stereo, con tre trasmissioni, se non sbaglio. Sì, esatto. Quale che preferisci? Sono tutte belle le trasmissioni, però avrai tutte, una preferenza. Sono tutti okay. Figli e mamma sua. Esatto. Però, sai, no, vabbè, la prima pagina di intorno è la mia trasmissione giornalistica, è uno dei miei habitat naturali. Poi c'è Non Solo Dance, quella che hai nominato prima, Non Solo Dance è una trasmissione storica anche quella, e parliamo della musica con cui siamo cresciuti, quindi anche certo. Quella è importante. Diciamo che l'affetto maggiore in questo momento va a Zona 17, che è l'ultima nata, la faccio da un 5 anni a questa parte, e come tutti i bambini va coccolati, quindi diciamo che gli diamo il bonus per questa cosa. Se mi permetti, prego. Una cosa velocissima, io prima ho detto che il Book Festival Bar c'è il 6, 7 e l'8, ho sbagliato le date perché le ragazze subito mi hanno tirato un testone in Facebook che metà basta, correggo subito, è il 7, 8, 9 di aprile, è un appuntamento importante, a Cernusco sul Naviglio, portare i libri all'interno dei luoghi di ritrovo. Quindi Book Festival Bar il 7, 8 e 9 di aprile. Bene, noi ringraziamo di cuore Fabio grazie Villa, ma il nostro grandissimo grazie di cuore, un ospite meraviglioso, Viola Valentin, col suo bassotto Gigio, eccezionale, educatissimo. Beh. E la domanda a rito che faccio sempre, un sogno nel cassetto. Tu avrai probabilmente hai fatto molte cose, hai fatto cose meravigliose, magari qualcosa vorresti farlo ancora. Ne avrei più di uno. Certo, non ti ho detto uno per dire, però. Però ne avrei più di uno. Comunque sicuramente mi piacerebbe ancora una volta poter recitare, ancora essere chiamata per fare un ruolo in un film, adatto alla mia età, possibilmente in costume. Ho sempre avuto questa mania del film in costume, cioè mi piacciono molto e non mi... Se è un sogno nel cassetto che ho. Avrei potuto continuare a fare film anche prima, però mi ero legata molto a Bruno Corbucci, poi lui se n'è andato su nel cielo. Thomas è partito per gli Stati Uniti, quindi non c'è stato più. Ci sono stati altri due film, ma non troppo interessanti secondo me, solo Due strani papà carino. Bene. Noi ti ringraziamo veramente di cuore, grazie, ci hai reso molto preziosa questa trasmissione. Guardate il cane meraviglioso, sembra una statua eccezionale. Se poi ti do gli altri sogni. Impressionante. Altri sogni? Vincere un milione di euro. No. Ma soprattutto io spero che possiamo rivederti a Sanremo. No, chiaramente. Sanremo, vabbè, adesso quest'anno magari facciamo un tentativo, ci lavoriamo. Un libro, anche quello, un altro sogno. Che non sarebbe tanto un sogno, perché avrei dovuto già farlo anche io, perché l'hanno fatto tutti, manco io. Però anche lì mi manca una penna, nel senso, io certo. Potresti essere tu. Ah beh, certo, visto che adesso vanno i libri intervista, allora potrebbe essere. Benissimo, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Ringraziamo quindi Marcello Bertone e Fabio Villa, splendida Viola Valentina, e a questo punto ringraziamo il nostro fotografo Emanuele Bonetti. Ricordiamo che questa puntata la potete vedere in replica giovedì prossimo dalle 20 alle 21, sempre su Lombardia TV, canale 99 del Digitale Terrestre, visibile anche nel Lazio e in Emilia-Romagna sul canale 888, in Piemonte canale 219 e in Liguria canale 665. Ancora replica il sabato dalle 18.30 alle 19.30 su Lodi Crema TV, canale 111. L'appuntamento con una nuova puntata di Voci di Moda è giovedì 6 aprile. Come dico sempre, tanta salute e tanti sorrisi a tutti, perché un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Ciao, alla prossima.